Sicuramente, oltre le mie aspettative, è una risposta che evidenzia quanto siano stati attenti e hanno voluto questo risultato, soprattutto i concittadini, ai quali ovviamente rivolgo tutti i miei ringraziamenti e l'attenzione che mi hanno dedicato, ma come sintomo di un grande cambiamento, e a loro in primis va il merito nell'averci creduto e averci sostenuto. Ecco, la campagna elettorale ha, diciamo, messo tanti punti all'ordine del giorno, al centro del programma. Le chiedo, nei giorni a venire, quale è sulla cima della lista delle priorità? Ma sicuramente riorganizzare un po' il comune, ridargli subito tutti gli elementi per poter lavorare, per rendere operativo i buoni presupposti e la voglia di fare di tutta una squadra che fino ad oggi è stata con me al mio fianco. Abbiamo lottato, voluto questo e dobbiamo tenerlo nel minor tempo possibile, vale a dire una risposta a quelle che sono le esigenze di Fossombrone. Ecco, lei ha citato spesso l'orgoglio di vivere in questa città, la voglia di viverci. È stato forse questo uno dei messaggi chiave, magari anche nell'appeal dell'elettore? Ma l'elettore è molto più attento di quello che uno sembra. Noi vogliamo fare strategie, pensare a tante strategie, ma la strategia vera è quella di star vicino e capire quello che serve, quello che necessita e dimostrare loro ai cittadini, e uno lo fa con questo tipo di presupposto senza voler niente in cambio, cercando anche un cambiamento che credo che sia fondamentale per tutto quel sistema trasversale che basato sui rancori, anche sul fatto di denigrare senza nessun motivo, ma è come se vince chi fa perdere l'altro, non vincere in senso costruttivo per il paese. Quindi questo credo che sia il punto fondamentale. C'è poco da spiegare ai nostri elettori.